L'ortensia è un arbusto perenne che si spoglia completamente delle foglie in inverno e riprende a vegetare in primavera. Il nome volgare fu dato alla pianta dai naturalisti Philibert Commerson, che la introdusse dalla foresta della Cina in Europa nel XVIII secolo, avendo compiuto tra il 1766 e il 1769 uno dei primi viaggi intorno alla Terra alla scoperta di nuove piante, insieme con il navigatore Louis Antoine de Bougainville. Diede questo nome alla pianta in onore della donna di cui era innamorato, Hortense de Nassau, figlia del principe di Nassau, appassionato botanico che lo aveva accompagnato in una spedizione precedente. La giovane donna era sposata con un suo caro amico e quindi non era libera di poter ricambiare i suoi sentimenti. Da qui, probabilmente, l'accezione negativa che alcuni attribuiscono al fiore. L'ortensia simboleggia infatti il distacco, l'abbandono e la sofferenza in ambito sentimentale, anche se spesso, visto l'abbondanza di questo fiore, viene utilizzato dai wedding planner per ornare sale da pranzo e chiese. Altri, invece, lo fanno risalire al nome di un amante di Commerson, Hortense Barré, che pare lo avesse accompagnato, vestita da uomo, nella spedizione guidata da Bougainville. Il nome botanico Idrangea ci conduce ad una terrificante figura mitologica, Idra, con capelli a forma di serpente simili alle asperità presenti sopra la capsula contenente i semi di questa pianta. L'opinione più diffusa vuole che il significato Idrangea sia fatto risalire alle due parole di origine greca, Idra, acqua, e Angeion, vaso, per la particolare forma delle capsule contenente i semi che assomigliano a delle piccole conche d'acqua. L'ortensia è una pianta antichissima di cui si sono trovate tracce fossili risalente all'era terziaria. Nei giardini giapponesi la presenza e la popolarità delle ortensie era già importante durante il XVII secolo. La chiusura delle frontiere del Giappone dal 1639 al 1856 ha impedito l'accesso alle sue varietà e la conseguente diffusione. Grazie comunque ad alcuni cacciatori di piante europei, tra cui il botanico svedese Kari Peter Tangberg, allievo di Linneo, e il dottor Philip Franz von Siebold, diversi esemplari vennero trafugati e classificati dal punto di vista botanico. L'ortensia comprende numerose specie, la cui particolarità sono i fiori riuniti in infiorescenze più o meno sferiche, dette corimbi o pannocchie. Nella maggior parte delle specie i fiori sono bianchi,
ma possiamo trovare anche fiori di colore blu, rosso, rosa, violetto o viola scuro. La colorazione dei fiori dipende dal pH del suolo. Ad esempio, se il terreno è acido, si avranno fiori tendente al blu. Se invece è basico, alcalino, i fiori saranno rosati. Il cambiamento è dovuto al pigmento del fiore, che è sensibile alla presenza di ioni di alluminio. In Cina, attualmente, vengono coltivate 33 specie di ortensie, ma la più diffusa nel mondo è quella di origine giapponese. Per questo motivo l'ortensia è denominata anche rosa del Giappone. In lingua cinese le ortensie sono chiamate fiori degli otto immortali ed erano coltivate già in epoca Ming nei giardini della regione di Zhangjiang, ad ovest di Shanghai. Nel linguaggio dei fiori, la tradizione fa risalire il significato dell'ortensia alla nascita di un primo amore o comunque di un amore che sta nascendo o anche il ritorno di un amore passato. Il bouquet composto da fiori di ortensia bianchi è un invito alla nascita di un amore sincero ed indica che tutti i pensieri sono rivolti alla persona amata. Se i fiori sono blu, vuol dire che, malgrado il carattere capriccioso dell'amata, l'amore provato nei suoi confronti è ardente e profondo. Regalare un mazzo di ortensie rosa significa che la persona che lo riceve è la sola e unica che amiamo ed è un invito esplicito ad approfittare delle gioie dell'amore. Insomma, un'ortensia per ogni occasione. Molti erboristi parlano dell'efficacia di questa pianta nel trattare problemi ai reni, specialmente ai calcoli. Le parti utilizzate ai fini medicinali sono la radice e la corteccia della radice. Contengono composti minerali di magnesio, fosforo, zolfo e calcio, che distruggono chimicamente e modificano le pietre di ossalato di calcio e carbonato di calcio di cui sono formati i calcoli presenti nei reni e nella cistifelia. Il consiglio comunque è sempre qualsiasi utilizzo di piante e fiori sotto stretto controllo del medico. Showing up so bright, can't get over how you talk to me. Like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Prima di salutarci, come sempre, una bellissima carrellata di immagini che ci mostrano le ortensie mentre si aprono sotto l'occhio della telecamera.